Canto 25. Era un'ora così tarda che pareva opportuno muoversi, perché il sole aveva lasciato il cerchio meridiano la costellazione del Toro, come la notte aveva lasciato il cerchio meridiano opposto a quello dello Scorpione, per la qual cosa, come fa un uomo che non si ferma mai e si affretta a percorrere il suo cammino quando lo stimolo della necessità lo punge. Qualunque cosa gli appaia o gli si presenti nello stesso modo, noi entrammo per un passaggio stretto, prendendo uno avanti all'altro la scala che per la sua strettezza separa coloro che vi salgono, costringendoli appunto ad andare in fila indiana. E come l'implume cicognino che alza alternativamente l'ala per il desiderio di volare, ma non osa però abbandonare il nido ed allora la riabbassa, nello stesso modo io mi trovavo con un vivo desiderio di rivolgere qualche domanda al mio maestro. Un desiderio questo che si accresceva e subito si spegneva, giungendo fino all'atto di aprire le labbra, come fa colui che cerca di parlare. Allora parlò Virgilio, il mio dolce padre, sempre vigile sul mio animo, il quale, per quanto fosse rapido il nostro camminare, mi disse: «Parla liberamente, dai sfogo al tuo ardente desiderio, fai pure come se tu finalmente dovessi scoccare una freccia, dal momento che ormai hai teso l'arco così fortemente che la freccia stessa, tirata all'indietro insieme con la corda, quasi tocchi con la punta di ferro il sommo dell'arco». Allora aprì la bocca senza esitazione e cominciai a dire: «Dimmi, maestro, com'è possibile che si produca magrezza nelle anime nelle quali invece sembrerebbe non ci fosse necessità di alcun nutrimento? Se tu ti ricordassi come Meleagro morì al consumarsi di un tizzone ardente, la cosa non ti parrebbe così difficile a comprendere. Inoltre, se tu pensassi a come, quando voi vi muovete, si muove contemporaneamente anche la vostra immagine riflessa nello specchio, ciò che ora ti appare difficile ti apparirebbe invece facile da intendersi. Ma affinché tu possa finalmente adagiarti nella verità che desideri tanto conoscere e tu ne sia perfettamente consapevole, ecco qui Stazio, a cui raccomando che sia ora lui a sanare e risolvere i tuoi dubbi assillanti ed i tuoi tormenti come vere piaghe. Se io gli spiegherò l'azione ed il modo della previdenza divina, cioè il mistero della generazione del corpo e come anche l'anima possa soffrire pene fisiche mentre tu sei qui presente, allora mi sia di scusa il fatto che io non posso negarti ciò che tu mi chiedi». Rispose Stazio, poi cominciò: «Oh figlio, se la tua mente raccoglie e custodisce le mie parole, esse ti saranno luce e chiarimento riguardo al dubbio che tu hai. La parte più purificata e perfetta del sangue, che non è mai assorbita dalle vene, sempre assetate, e rimane in sovrappiù, come un cibo che viene lavato intatto dalla mensa, riceve il cuore il potere di formare e organizzare tutte le membra del corpo. Così come avviene per l'altro sangue che va per le vene a trasformarsi nelle membra. Questa essenza di sangue perfetto, dopo essersi trasformata in seme attraverso una particolare digestione o processo di trasformazione, scende nei vasi seminali, da cui poi va sopra il sangue femminile, nella matrice o utero. Qui l'uno e l'altro, il sangue della donna e quello dell'uomo, si raccolgono insieme, il primo disposto a subire l'azione fecondatrice, l'altro disposto a fecondare per quella sua virtù informativa che gli proviene dal cuore che lo fa fuoriuscire. Quindi il seme, congiunto al sangue femminile, comincia ad operare. Prima formando un coagulo e poi dando vita a ciò che ha fatto coagulare con la sua virtù attivatrice, come materia indispensabile appunto alla sua stessa istintiva naturale funzione creativa. Questa virtù attiva del seme diventa così anima vegetativa, simile a quella di una pianta, ossia anima vegetativa in questo organismo in formazione.
ed essa è diversa soltanto nel senso che l'anima vegetativa della pianta a questo punto sarebbe arrivata alla sua completezza e alla sua perfezione, e non subirebbe più altre modificazioni. Invece l'anima vegetativa del feto deve ancora svilupparsi ed è quindi soltanto in una fase, la prima della sua effettiva formazione, tanto che essa continua a crescere, ad operare, ed è comunque già capace di muoversi e di percepire sensazioni. Infine, da questo livello inferiore, cominciano a formarsi gli organi dei vari sensi che essa contiene in sé, così come un seme contiene in potenza la pianta, cioè il complesso di tutte le potenzialità che da essa stanno per germogliare. Inizia cioè a formare gli organi differenziati come negli animali superiori. Quindi questa virtù informativa del seme dell'uomo, oltre che a dar vita nell'utero della donna all'organismo umano, ne diviene anche il principio animatore. A questo punto, figliolo, la virtù informativa che viene dal cuore del generante si svolge e si articola e si diffonde in tutte le membra ed in qualità di artefice interno all'organismo e soplasma, costruisce, arriva ovunque ed informa. Quindi praticamente dal cuore dell'uomo deriva tutto. Ma tu non vedi ancora come da un solo essere animato o anima sensitiva possa derivare l'uomo, essere parlante e dotato di anima razionale. Questo è del resto un problema di tale difficoltà che già indusse in errore un uomo più sapiente di te, cioè Averroè, il quale secondo la sua dottrina considerò che così il detto intelletto possibile, che rappresenta poi la facoltà di capire per la quale l'uomo può intendere, sia separato e distinto dall'anima individuale. Egli infatti non riuscì ad individuare alcun organo corporeo in grado di assumere tale entità, cioè non riconobbe nell'uomo alcun organo adatto alla funzione dell'intelletto possibile stesso. Prepara invece la tua mente alla verità che sto per enunciare. Sappi che non appena nel feto si è compiuta l'organizzazione del cervello, Dio si volge al feto, compiacendosi di così straordinaria opera della natura. Dio stesso infonde quindi nel cervello uno spirito novellamente creato e non preesistente, cioè l'anima razionale piena di virtù, la quale anima o intelletto possibile assorbe in sé, assumendolo, ciò che trova attivo nel feto, e cioè l'anima vegetativa e sensitiva, e con essa si forma così un'anima sola capace di vivere, di sentire e di riflettere, cioè un'anima con tre facoltà: vegetativa, sensitiva ed intellettiva. E questa vive, sente e riflette su se stessa prendendo coscienza di sé. E affinché tu non ti meravigli delle mie parole, osserva e considera come il calore del sole, congiunto con l'umore della vite, scende all'uva e diventa vino. Dunque, quando l'achesi non ha più un lino da filare, l'anima si libera, si scioglie dal corpo mortale. Potenzialmente però porta con sé le facoltà umane, cioè quella vegetativa e sensitiva, nonché la parte divina, cioè la facoltà intellettiva. Avvenuta questa separazione dell'anima dal corpo, ecco che le potenze, le facoltà che sono proprie della parte umana, ossia quelle vegetative e sensitive, sono tutte quanto inoperose, anche se non estinte, in quanto non vi sono più gli organi dei sensi, ossia le membra, e restano quindi potenziali. Invece le facoltà della parte divina, che si manifestano con la memoria, l'intelligenza e la volontà, sono nella loro attività ancor più vive e più acute di prima. L'anima, appena separata dal corpo, cade senza indugi ad una delle due rive. Quindi essa conosce immediatamente il suo destino, la sua sorte futura,
se è destinata all'inferno o al purgatorio, e quale sarà appunto la sua vita per l'eternità. Appena l'anima è giunta al luogo destinato a lei dal giudizio divino, uno spazio aereo la circonda e la circoscrive, cioè quella stessa virtù informativa che nel feto era diventata anima vegetativa sensitiva, si diffonde ed opera nella materia circostante, nello stesso modo, nella stessa misura con cui aveva operato nel formare le membra del corpo terreno del feto. E come quando l'aria che pregna di umidità diventa d'orna e si abbellisce dei diversi colori dell'iride a causa dei raggi del sole che si riflettono rifrangendosi in essa, allo stesso modo l'aria che è intorno all'anima si dispone ad assumere la figura, la forma che il corpo possedeva. Ed è appunto l'anima stessa, proprio quella che si era fermata o sulle rive dell'Acheronte o su quelle del Tevere, che dopo la sua caduta imprime in quell'aria tale forma come un sigillo. E come la fiammella, che rappresenta la forma aerea impressa dal fuoco, segue il fuoco ovunque esso si trasferisca estendendosi con esso, la nuova figura aerea segue ovunque lo spirito, cioè l'anima che l'ha informata. Siccome poi l'anima acquista la possibilità di apparire, di essere vista e sentita con il suo corpo aereo, essa è chiamata appunto ombra. E per mezzo di questo corpo aereo che l'anima stessa organizza poi ciascun sentire, cioè forma gli organi per ciascun senso, fino alla vista. Ed è quindi sempre per mezzo di questo corpo aereo che noi parliamo e possiamo ridere, e per mezzo di questo possiamo anche esprimere i nostri sospiri e le nostre lacrime, che avrai potuto sentire attraversando la montagna del purgatorio. Secondo che ci colpiscano i desideri o gli altri sentimenti, l'ombra assume di conseguenza un diverso aspetto, atteggiandosi secondo il moto dell'anima, e questa la causa della magrezza di queste anime di cui tu ti meravigli tanto. A questo punto eravamo già giunti all'ultimo girone e avevamo voltato a man destra ed eravamo già concentrati ad una curva diversa da quella di ascoltare il discorso di Stazio. Qui in questo girone la parete del monte gettava fuori con violenza una fiamma e la cornice spirava un vento verso l'alto che ripiegava indietro la fiamma e la allontanava. Restava così libero uno stretto passaggio tra la fiamma ed il precipizio, per cui era necessario camminare uno dietro all'altro del lato esterno, quello senza sponda, del girone. Ed io temevo quindi da una parte il fuoco e dall'altra di precipitare nel vuoto. Il mio duca diceva: «Attraversando questo girone si deve tenere a freno gli occhi, perché sarebbe pericolosa anche una minima distrazione». «Dio, padre di somma clemenza», udì recitare, cantando nel mezzo alle fiamme, la quale cosa mi fece desiderare di volgermi verso le fiamme non meno che di tenere a freno gli occhi al cammino, e vidi anime che andavano attraverso le fiamme. Per questo io guardavo quelle anime e stavo attento a dove mettevo i piedi, alternando lo sguardo ora alle fiamme ed ora ai miei passi, di volta in volta. Dopo aver recitata la conclusione di quell'inno, le anime di quei lussuriosi gridavano ad alta voce esempi di castità, come quello che ricorda la risposta data da Maria all'annunzio dell'angelo Gabriele, quale segno della sua castità. «Non conosco uomo». Quindi ricominciavano l'inno a voce bassa. Finito, ancora gridavano: «Diana, per conservarsi casta, visse nelle selve ed allontanando da sé Elice, una sua ninfa che era stata sedotta da Giove, che aveva assaporato il veleno di Venere, cioè la lussuria». Poi quelle anime tornavano a cantare l'inno. Quindi riprendevano a gridare esempi di mogli e mariti che si mantennero casti nella loro condotta, come impone la virtù della temperanza e la finalità stessa del matrimonio,
e questo alternare il canto con gli esempi a voce bassa e alta credo che debba continuare per tutto il tempo in cui quelle anime devono espiare, bruciate dal fuoco. Con tale cura di fiamme e con tale dieta di canti ed esempi, è quindi indispensabile che la piaga della lussuria si rimargini e che quel peccato sia finalmente espiato.